Vai. Bentornati, fratelli di Tuberanza, nel 19° episodio su Pokémon Spada, sempre accompagnato da Atrix con Pokémon Scudo. Ciao caro. Ciao amore, ciao carissimi. Sto mettendo le manette qua in un chuck. Sto pronto. In un chuck. Va bene, siamo rimasti alla Wii. Comunque, ragazzuoli, il codice di Pokémon Spada è terminato nel 15° episodio. Ho visto anche che il vincitore finalmente si è dichiarato sotto quell'episodio e la cosa mi ha fatto estremamente piacere. L'unico problema che un po' mi ha fatto storcere il naso è che qualcuno pensava che quel codice potessero utilizzarlo tutti e che quindi con un codice potevate riscattare 18 Pokémon Spada. Ovviamente, raga, non è così perché il codice è monouso. Il primo che lo trova è il primo che se lo prende. Senti, ma dove cazzo sta sto stadio? È questo? Non lo so, caro, io vedo il corvo. Io mi addentro, non c'ho paura. No, no, vai giù, vai verso destra e poi vai tutto dritto, verso in fondo. Ok, a Galway. Dovrebbe essere, no? Questo. A Galway siamo. Sì, a Galway. Perfetto, ci sono, dovrebbe ci sono. Essere. Ma a me è partita la cinematica. Com'è se, la cinematica? La cinematica di Galway, che me la sta a far vedere. Ah, no, okay. Io invece l'ho fatta vedere perché ero arrivato. No, non l'ho fatta vedere. Non te la faccio vedere io. Tu non l'hai fatta vedere questa cosa. Prego. Sì, poi tu vai tutto a destra e vai in fondo. Io già sono dentro, intanto faccio partire il dialogo. Va bene, caro, ti raggiungo. Ok. Pensa, sono stato il primo in assoluto a iscrivermi. Sono l'allenatore numero uno. Questo fa di me il numero uno, no? Sì, certo. Se non sbaglio, tu sei Tube. Ho seguito tutte le tue sfide. Sei qui per iscriverti, vero? Allora devo controllare le tue medaglie, anche se nel tuo caso è solo una formalità. Sei pronto? Siamo per salire sul palco delle superstar, ti rendi conto? Bit invece alla fine non ce l'ha fatta. No! Chi non ce l'ha fatta? Oh no, Betty, non ce l'ha fatta Betty? Betty non ce l'ha fatta! Sarà meglio, caro. Ci avrà il dente avvelenato, secondo me. Orca miseria! Vabbè, ma quella ha piato la cazziata. Depressa. Quella non si ripia più. Ma infatti, secondo me la troveremo. In qualche modo farà un'incursione strana. Sono sicuro. Credevo che avrebbe trovato qualche escamotage. E invece. Bah, non importa. Piuttosto, Tube, andiamo nello spogliatoio. Oh, no! Come? No! No, ce vengo. No. Come l'arazzo, sto per I famosi arazzi erano nello spogliatoio. Sto per cominciare il torneo delle semifinali, in cui si affronteranno tutti gli atleti che hanno superato la sfida delle palestre. Ah, ma quindi è un torneo tra noi sfida palestre. L'ho capito anch'io, esatto. Non avevo capito niente. Ah, ok. Senti, ma tu sei già nello spogliatoio? Io, caro, stavo esattamente in linea con il tuo dialogo. Perfetto, sei grande, cazzo. Hai recuperato velocissimo. Sì. Vai, no, io entro nello stadio, Sono nel tunnel, bravo, nello stadio. Andiamo. Ma sono per me questi, finalmente, o no? Sì, finalmente questi sono per noi, Matti, goditeli. Ecco, goditeli. Va bene. Oh. È lei la tizia. Che? Okay. Sapevo che avresti ottenuto tutte le medaglie e che alla fine ti avrei incontrato qui. La sfida delle palestre ho deciso di farla un po' per mio fratello, un po' per ridare vitalità a Spikeville e altre cose. Ma alla fine resta il fatto che voglio diventare campionessa soprattutto per me stessa. Quindi preparati perché sto per mandare tutta la mia squadra a fare un bel sonnellino. No, non ho capito un cazzo di quello che ho letto, ragazzi. No, tu hai letto bene. Lei dice che manda la squadra a fare il sonnellino. La sua squadra fa un sonnellino? È così ha detto. Ma che senso ha, scusa? Ma sono gli odi che mori. Mamma, gli spacco il culo. Sì, avete Persian. Gli spacco il culo, caro. Cioè, tu ce l'hai questo Persian comunque. Minchia, inizi con Axorus. Sì, chiaro. Che cazzo di cattiveria. Ma io c'avevo Lampard. No! Mirko! Che? No! Che? Non mi sono curato i Pokémon, sono tutti morti. No! Aspetta, faccio fuga. E non puoi fare fuga. Ma no, Matti, porco demonio. Che troia. Vabbè, ci provo lo stesso. Vabbè, provaci. Ma porco demonio, Mattia. Mi sono scordato, caro, sai, sono impegnato, non mi sono ricordato. No, è la foga di entrare qua nel torneo, ti capisco. Toxicroak, ma io lascerei lui, quasi, lascio Guard War, chi se ne vuole. Ah, non posso dare la stessa cosa più volte. Bene, oltraggio. L'ho comunque bisciottato, cioè nel senso. Attenzione, ho capito, amico mio, ma tu c'hai Axorus, cioè, non è che ti c'hai un canapino. No, però il canapino è paralizzato, purtroppo non ha agito. Aia. È perché sì. Vabbè, in teoria. In teoria?
No, in teoria tra un match e l'altro dovremmo avere il tempo di curarci. È quello che spero, diciamo, perché comunque c'è un sacco di pozioni, un sacco di cose, capito? Ho preso un sacco di antiparalisi, ho preso un sacco di roba. Ma io forse ho esagerato un po' con l'allenamento dei Pokémon, raga, perché ce li ho tutti tipo al 53-54, sto shottando tutti. È normale. Senti, una mossa forte con buio che non mi ricordo qual era. Folletto lotta. Ok. Mannaggia, non è possibile. Vabbè, vai, tiro mirato. È fine. Ho iniziato da qualche punto. Te lo dico subito se ti dà tempo di curarli. Ma secondo me sì, Ma penso di sì, se no, problema. Beh, farti. Mo, considerando questi sono i quarti, non penso che ti fanno arrivare in finale con i stessi Pokémon. Manco se ce l'hai al 100, ci può arrivare quasi. C'era già, vero? Morpeko me lo ricordo. E cazzo soffre Morpeko. Boh, metto questa. Metto Carduar. Non me l'ho ammazzato, caro. Mamma è rimasta a 3. Breccia, ok, morto. A chi pa? Quali Pokémon passi? Al terzo sto. Ah, ok. Dai, c'è i Pokémon curati. Era una passeggiata, era. Lo so. Toxicroak. Magibrillo. Toxicroak che è sempre buio? Toxicroak è sempre buio? Toxicroak è veleno. Se c'è un attacco psico, fagli psico. Ok, benissimo. Galletto. Il galletto è morto, però lo rivitalizzo. Non c'è nient'altro? Tipo. No, perché c'ho. Ti ripeto. Cioè, poi lo vedrai nel video. Sono partito con tutti i Pokémon morti. Oh. Grimmsnarl. Che cazzo di Pokémon è Grimmsnarl? Vai, lasciamo Gardevoir. Dov'è Galletto? Tutto il team IL è con me. Devo vincere per loro. Grimmsnarl. Wow! Okay. Figo! Ma bello che mi fallisci lo sbigo attacco, caro. Mi dai modo di curarmi ancora. E dove sta? Attacca lì, impedisce il Gardevoir. Vabbè, ti faccio sorbi bacio. Bella. No, Dynamaxa! Mamma, però che ignorante l'ultimo Pokémon. È un Power Ranger, cazzo. Fallisce, bene. Mi sta fallendo tutti gli attacchi, mi sto cura tutti durante il fight, perfetto. Perché praticamente mi hanno detto i ragazzi nei commenti che Sbigo attacco funziona solo se il tuo avversario ti ha attaccato. Quindi se tu non lo stai attaccando, perché comunque stai curando, non ha effetto. È stupido lui, quindi. È stupido lui, sì. come sono stato stupido io, tra l'altro. Esatto, pure te, ok. Ok, mi sono confuso, a me non me ne frega niente. Ragazzi, io questa qui la posso far fuori tranquillamente senza utilizzare il mio Gigamax. Ma la so vista un po' brutta, però. Ricarica totale, lo usiamo ad Axorus. Ok. Sono tornato competitivo, Buono. Sono quasi tutti ricordi. Senti, io ti devo dire sta cosa. Dimmi. Io col mio Pokémon gli ho ucciso il suo ultimo Pokémon che era Dynamaxizzato. Ok, quindi praticamente tu sei a un livello incredibile, sei. No, non è che sono incredibile, è che sono un 52 onestissimo e gli sciotti. Sono semplicemente forti i miei Pokémon, tutto okay. Qua. Perfetto, curati tutti. È rimasto il Corvi Squire che comunque non riesce ad attaccare, quindi. Ok. Vabbè, ora me lo posso ammazzare. Guarda, ti dico se ti fa curare, Comunque, prima allenatrice sfondata. Buono. Il pubblico di questo stadio non ci ha tolto gli occhi di dosso per un solo istante. Li sentivo fare il tifo per me e i miei Pokémon Li sentivo fare il tifo per me e i miei Pokémon. È stato bello. Certo, ho perso, ma ho mandato il pubblico in visibilio. Non è poi stato tanto male. Seguirò il resto del torneo dagli spalti, assieme a mio fratello e a tutti gli altri. Ciao a tutti per la rima. Non vedo l'ora di scoprire chi sarà a sfidare il campione. Ma non ho ancora deciso se farò il tifo per te o no. Beh, vedremo. Alla prossima. Glomma. Ciao, caro. Bravo. Scusa, ma questa è la dovuto di Fra. No, questa era dovuta e meritevole. Ma tu guarda! Guarda quanto è figo Hop con la divisa! Guarda che ti aspetto in finale. Aver visto è bellissimo! Io e la mia squadra non potremmo essere più carichi. Vabbè. Senti, ma ce ne sta un centro Pokémon, me li curate in qualche modo. Me li sta confondendo, dai. Scusa, mi tocchi la medusa?
Mi dispiace disturbarti, volevo dirti che l'incontro è già terminato. Lo sfida palestre Hope ha riportato una vittoria schiacciante. Entra pure nell'arena non appena sei pronto. Ok, vedi, te li fa cura quindi, insomma. Caro Morpeko, chi è? Morpeko, Morpeko è quello là, il sorcetto. Metti Folletto. Ma io di Folletto... C'hai Weezing, go. Solo ma Weezing non ci ha mosso il Folletto, c'ha solo Veleno, c'ho Gallade, ma Gallade è confuso. Questo si colpisce da solo, capito? No, aspetta, Gallade è in campo? Sì. Scusa, come fa non abbiamo mosso di tipo Folletto? Non ce l'ho Weezing, se è Folletto. Cazzo, non ce l'abbiamo messa. In realtà non me l'ha imparata, eh. C'ha sta al 47, forse per quello. Te li cura in automatico i Pokémon, okay. Comunque. Te li cura appena finisci. Senti, vai, che faccio? Ci vado avanti, non t'aspetto? Ma ci vai avanti, caro. Ok, vado. Prossima lotta, compare. Allora, questo con che Pokémon potrebbe iniziare? Io non me la sento di vedermela con... Con chi? Con Gardevoir, raga. Io lo sposto, metto Inteleon e magari poi gli faccio retromarcia. Però sapete che voglio fare un attimo? Mo' nel frattempo che ti sto un attimo aspettando, sto temporeggiando un attimo. Comunque ne sta a pensare efficace, ci sta sto cazzo di Axolus che è shot a prescindere, cioè. Vabbè, ma Axolus è esagerato. Allora, caramella rara S, le vado a dare allora, Pangoro gliele vado a tutte perché Pangoro mi deve salire un pochettino. Infatti è 49, ci siamo quasi. Poi gli diamo... Oh, ghigliottina! Caramella... Oh, schifo. Ghigliottina! No. 51. Transforma. No, ho sbagliato Pokémon, Dio. Grimmsnarl è l'ultimo Pokémon. Grimmsnarl. Che sarebbe? Che tipo è? Io non Soffre Folletto. Folletto. Lo soffre tantitto. Tantissimo. Tantitto. Vabbè. Tantitto. Vabbè, vado di mazza breccia, capito? Mazza breccia. È una mossa, non mi ricordo. Sbigo mazza, non mi ricordo come si chiama. Devo vincere loro. Vince la gara. Sbigomazza. Bello Grimmsnarl, cioè bellissimo. È bello, sì. È quel Pokémon che hai ucciso nella foresta. Quella è l'evoluzione, okay. Ah, lui lo mi è tornata in mente all'improvviso quando siamo partiti da Furlongham. Ricordi? Quando mio fratello ci ha dato il nostro primo Pokémon. Che strano ritrovarci qui a un passo dal trionfo, faccia a faccia. Ma sono qui per mantenere la promessa che ti ho fatto quel giorno. Preparati, allora, perché sarò io a vincere. Ma non esageriamo, eh. È dal primo episodio che dice sta frase, sta stronzata e puntualmente prende sberle che non so come fanno i denti a stargli ancora attaccati. Però vabbè. Gli ho fatto mazzo legno e gli ho praticamente smezzato il Pokémon della maxato. Perfetto. Non devo manco della maxare, come te, no? Manco te l'hai fatto. No, infatti io non ho demaxato... Ho dimezzato i tempi. Fidarsi nel giardino di casa è stato divertente, ma battersi in uno stadio è tutta un'altra cosa. L'effetto sarà uguale, amico mio, mi dispiace dirtelo, ma... Nulla. Ma io, raga, ci provo direttamente, io lo faccio fuori col tiro mirato. Pium! Perfetto. Toccate sto missile. Ho ammazzato Mary con Pokémon e mezzo. Cioè, praticamente ci sta Axorus che ti sta carriando tutta sta lega. Sì, qua. Vai, mica l'era tuta, è troppo. Vabbè, Axorus è legale, fra. Vabbè, i dialoghi di salto è tanto è TD, quindi lei dice le stesse. Il primo Pokémon di sto stronzo è la pecora evoluta, quindi mettigli un Pokémon di tipo lotta, se ce l'hai, metti Gallade. Lo demolisci. Pinchurchin, ma che cazzo di Pokémon è? Pinchurchin. Ah, ok, ho capito. Il tizietto là, pezzo di merda. Allora, Runegrigus, è arrivato il tuo momento con l'attacco terremoto e andiamo a rompergli il culetto. Allora, non posso uscire per il centro, vero? Chiaramente. Ah no, me li ha curati. No, ma sono curati, sono già curati. Vero. Allora, benissimo. Quindi Pokémon, hai detto quindi di mettere... Lotta, Galletto, metti Galletto. Primo. Sto già Galletto prima, vabbè. Apprezzo, certo che secondo me se metti Axorus lo sfonni subito, però vabbè. Vabbè. Per giusto per rendere un po' di brio per non lo so, capito? Capito. So bene che stai cercando a tutti i costi di mandare a segno una mossa super efficace. In realtà te l'ho shottato, zio. No, mi sembra fin troppo facile sta storiella qui nello stadio, te lo dico. Sì. Ah, e mo mi mette Snorlax. E lo vedi mo come inizia ad essere più...
Un'altra cosa che i ragazzi mi hanno fatto notare è che quando Pangoro fa calcio basso, in realtà dà una spallata. Quindi non è concordi con la proposizione. No. Massa cazzo di pecora, però guarda, ogni volta che la vedo mi viene un sorriso. Perché immagino cose, capito? Che Hope effettivamente può fare con sta pecora. C'avrà ancora 25 Pokémon diversi, Hope, no? Tutti i Allora, tu dimmi il nome del Pokémon. Certo, allora, prima di tutto. Come donkey, gli ammazza la pecora con breccia. Corpo bravissimo. Scontro. Ma che ti ha attaccato prima? Cio. La pecora è più veloce di Galletto, è impossibile. È più veloce di Galletto, caro. Vabbè, l'ho shottata. Non è vero. Mica, ogni rossa? Volta che faccio una mossa efficace, questo qua. No, praticamente un HP. Arco. Ogni volta che faccio. Lancia la Pokéball, catturalo. Ricarica totale. Ha usato? Sì. Allora, tu rifai un'altra volta l'attacco. Magari faccio un brutto colpo. Oh, brutto vai, colpo. Vai. Cioè, nel senso, non so, è super efficace, stavolta è morto. Non so come si contano i danni di questo gioco. Non lo so, vabbè, non me lo chiedere. Ci hai preso. Comunque. Nel frattempo, raga, non so se ci avete fatto caso, ma il mio tossico è cambiato perché ho trovato un raid in cui c'era questa qua, la forma gialla con la cresta Super Saiyan. Al che ho detto, cazzo, me lo piglio subito al volo e me lo metto in squadra. E infatti così è nettamente più bello. Allora, caro, la Scarico. Prossima scelta sua è il corvo, quindi è acciaio volante. Fuoco non ce l'ho io. E elettro. Va benissimo, elettro, quindi gioco il fossile. Sì, il fossile. Con tono shock, benissimo. Sì. Cinderace. Ok, Cinderace. Io a sto punto ti metto Inteleon, giusto per rispettare la tradizione che gli starter debbano combattere tra loro. Va bene. Ecco Inteleon. Che shotterai, tra le altre cose, no? Probabilmente. Non lo so. Si mette male, ma non è ancora detta l'ultima parola. Statico. Senti, io devo cominciare a studiare doppiaggio perché mi piglia troppo bene. Vai caro, devi. Mi piace troppo. Tiro mirato. E non faccio neanche la Dynamax, raga, perché voglio ottimizzare i tempi. Sai, quello là, mette la Pokéball, tira la palla, spacca Mica, la palla. Mica, due palle con queste palle, vero? Mamma vero. Mia. No, vedi, lui lo fa, già basta il suo che lo fa. Fallo fa lui. Ecco Cinderace. Mamma mia, che paura Cinderace, che forte che è. Oh, mi confonde con Bullo, che palle, oh. Non fai paura a nessuno, Cinderace. Tiro mirato. Pium. Mazzo, quasi uscito. Così confuso a colpire da solo, che palle. Ma che è un 50-50 quando sei confuso? Sei capito? Non lo so se è un 50, un 70, non l'ho capita come storia. Va so bene, solo comunque, che ho fatto fuori pure sto tizio. Comunque sono ammazzato pure Corvalite. Brutto colpo, da altre cose, beh, gradire. Vediamo il terzo qual è. Ce n'ha 4, mi pare, no lui? Urca miseriaccia. Brutto colpo su Cinderace, ragazzi, shottato. Nice. Ok. Questo easy. Conosco. Non occorre che te chiedo. Tante Snorlax, metto lotta. Okay. Ormai qualcosa ho imparato, che so... Grazie amico mio, sono 19 episodi che stiamo a giocare a Pokémon. Dopo 19 episodi. Qualcosetta è ovvio che imparato. Grazie Tube, sono felice di aver condiviso questo momento con te. Però l'esito è sempre stato quello dal primo episodio, non è tempo mai cambiato. Qua. Il torneo delle semifinali tenutesi fra tutti i valenti allenatori che hanno superato la sfida delle palestre si è concluso. E la vittoria va a Tube. Ricordi quando Sonia diceva che saremmo potuti diventare nuovi eroi di Galar? Sinceramente, io non sono mai stato convinto di averne la stoffa. È chiaro invece che tu ne sei destinato a grandi cose. Scusami, caro, che Pinchuril? Elettro, ce l'hai terra? Ce l'ho te, c'ho forza antica da qualche parte, eccola qua. È roccia, quella è roccia. No, non ce l'ho terra. Allora metti Axorus. Axorus, esatto, ok. Congratulazioni Tube e complimenti anche a Inteleon e al resto della squadra. Grazie bro. Questo qua secondo me è un bello dialogo preimpostato, eh? Se non avessi avuto Inteleon in squadra l'avrebbe detto lo stesso. Infatti adesso lo dirà lo stesso anche a me. E metterà la scimmia. Guarda qua chi ci sta, il fattone. Tube, che lotta, sono rimasto senza parole. Ero così emozionato che non sono riuscito a trattenere le lacrime. Se ripensa a tutto quello che avete affrontato insieme. Siete partiti dalla stessa città, nel corso dei vostri viaggi avete formato delle squadre eccezionali, tranne Mattia che gliel'ho formata pure io. E vi siete sfidati dando il massimo. La bruciante voglia di vincere, la determinazione in ogni mossa scatenata.
È stato un incontro di una purezza esemplare da tutti i punti di vista. E pensare che c'erano allenatori che all'inizio hanno esitato a sponsorizzarvi. Sì, e tu eri uno di quelli, o sbaglio? Lo so, ma avevo le mie motivazioni. E nel tuo caso avrebbe fatto bene Oppa a non sponsorizzarti. Sì, io comunque... sono sponsorizzabile, so. Non avrebbero dovuto farlo. Ma va bene, va bene. Comunque, io e la mia squadra affronteremo il nostro sfidante al massimo delle nostre forze. E sarò sincero, spero con tutto il cuore che il nostro sfidante sarai tu, Tube. Beh, mi sembra che oramai è chiaro, no? Mi sembra ovvio. Esatto, Tube, la vera sfida comincia adesso. Io però sono distrutto, quindi me ne andrò in hotel a riposare un po'. Meglio fare il pieno di energia prima, perché non andiamo a mangiare qualcosa, dai. Va bene, Dandel, ma visto che si tratta di un'occasione speciale, decido io dove andare. Sarai un campione di lotte, ma in quanto a gusti, forse è meglio se lasci fare a me. Ma... non ho capito sto fatto, è stanco, mica ha combattuto Issa, ha combattuto Snorlax. Sta cosa non l'ho mai capita. Cioè, combattono i Pokémon e sono stanchi loro? Non ho capito. Mai capito, non voglio capire. Non, so. Non voglio capire. No, so, perché comunque, se ci pensi, è un po' come il principio dei video dei Pokémon. Cioè, nel senso, li registriamo insieme, io li edito, tu sei stanco. Hai vero, è strano, infatti, hai ragione. E guarda, tu sei, ovviamente sei il mio sto scherzando, Sì, sì, lo so, però. Ehi, Tube, sfida palestre, Tube, aspetta. Posso farti qualche domanda veloce? Oltre a te, Op, è l'unico allenatore che sia mai stato sponsorizzato al campione Dandel. In un certo senso si può dire che sia il tuo rivale. Come ti senti ad averlo battuto? Bah! Ma ragazzi, a sto punto ci dà tre possibilità. Sono felice, non saprei, è stato un colpo di fortuna. Ovviamente, sono felice, cazzo. Sono felice. Capisco, c'è cazzo qualcosa che vorresti dirgli in questo momento? Pietra under culo ci sta? Non lo so, ma caro, Donatello mi ha quasi sciottato. Cioè, questo sarebbe arrivato da Donatello, se l'ha preparato. Donatello di Inteleon, capito? Ah, perché c'è Inteleon, ma metti elettro. Io sono messo quello d'erbo. Beh, quello d'erba va bene lo stesso. Quindi lui ta... è sì, morto, sì. Immagino. Ma il suo legno muore. Sì, sì, un colpo. No, beh, c'ho Dynaflora perché è damaxizzato, infatti, un colpo. Ah, ok. Morto. Che è un temibile avversario? No, non gli posso dire ste stronzate. Che non avrei desiderato rivale migliore, non glielo posso dire, voglio ringraziarlo e basta. Beh, sì, mandalo, caro. Mandalo. Quanta sportività nelle tue parole. E dimmi, pensi di avere qualche possibilità di diventare il vincitore del torneo delle finali? Ovviamente, certo. Basta adesso. Non vede che tu sei stanco? Lo lasci tranquillo. E poi che razza di domande sono? Tra poco dobbiamo incontrare mio fratello, quindi, con permesso, finiamo qui. Ma certo, spero tanto di assistere presto alla nascita di una nuova star. A star is born! Cosa, più il tempo che si perde per le transizioni, per i Pokémon che si tramaxano, che poi la partita vera e propria, eh. Sì, ma vogliamo parlare dei dialoghi? Mamma, i dialoghi. Ah, lui per 2 soldi, ma guarda che comunque non fa male. Senti, il fratello non si presenta qua, qualche ora dopo. Ma scusami, questa era la semifinale, era? Questa era la finale, sì, no, la finale, sì, semifinale. Semifinale. Perché in finale dovresti incontrare il campione. Ma dove si è perso? Quello viola. Dandel mantiene sempre le promesse. Quando ero piccolo mi avevo promesso che sarebbe diventato campione, infatti lo è diventato. E arrivare in orario dovrebbe essere un gioco da ragazzi per uno così. Che lagna che sei. Invece di sprecare tutta questa energia per lamentarti, perché non lo usi per i tuoi incontri? Ehi, guarda che sono preoccupato per davvero. È comunque inutile che mi fai la morale. Tu ti sei visto allo specchio? Beh, l'abito non fa il monaco. Non mi stupisce che tu sia un perdente, se giudichi gli altri in base all'apparenza. Comunque, se cercate il campione, l'ho visto andare alla Rose Tower. Come vabbè, mai? La Rose Tower è questa cosa. Il conduttore. Sì. Perché doveva passare la Rose Tower. Ma per quale ragione dovrebbe... È davvero strano. Ginepro, potresti farci un favore e portarci alla Rose Tower? Io e Tube non sappiamo come arrivarci. Tu e tuo fratello siete proprio uguali. Appena potete, approfittatene subito della gentilezza altrui. Però, in effetti, se il torneo delle finali fosse rinviato, sarebbe un problema anche per me. Tra l'altro, non mi state nemmeno troppo sullo stomaco per avermi battuto. Ok, potrebbe essere una buona occasione per far sentire al presidente la voce del Team EL. Grazie, Ginepro, mi piace come ragioni. Mamma mia, che coglioni, oh. Andiamo, cioè, raga, ti ho detto, mi accompagni? Sì, no, basta. Cioè, che è? Non mi state dando sul cazzo, mamma, oh. Anche perché siamo a fine game, quindi ormai basta quei dialoghi inutili. Ormai insomma, basta, cioè, cazzo, ho vinto la finale, mi date il campione, l'ho trito, finisce. Cioè, voi invece no, deve arrivare a sto strozzo di Ginepro.
E quell'altra stronza è la sorella. Tu, beh, la lotta contro di me è stata davvero dura. E ora sono stanca morta. Il team Yella ha deciso che d'ora in poi faremo il tifo per te, Tube. Da adesso sarei come uno di famiglia. Che culo. Bene, bene. Tipo Ginevra. No, Olive. No, che Olive, bella dimostrazione di amore fraterno. Ma tu sei arrivato al mio punto, no? L'hanno detto 25 così volte sta cosa di amore fraterno. Sì. Durante la serie. Io sto arrivato... Peccato sia tutto inutile. Io Olive? Sì, penso di... Tra poi arriverà sta Olive. Ma questa è... Lei è di Ascoli. Ah, questa l'ho già detta, quindi è vecchia, scusate. L'hai già detta, caro, fai niente. Al momento il presidente Rosa è impegnato in una discussione della massima importanza con il campione. Ok. Non permetterò a nessuno di disturbarlo. Oh, scusa, fra, aspettiamo. In ogni caso, le regole sono regole. L'accesso alla Rose Tower è vietato alle persone non autorizzate. E per raggiungerla in Mono Rotai è necessaria una chiave speciale. Oddio, oddio. Nessuno deve permettersi di disturbare il presidente della Rose Tower, ci siamo capiti? Siamo a tre. Sì. Comunque ho affidato la chiave a un membro dello staff della Lega Pokémon. Dopotutto al presidente Rose piacciono molti questi giochetti. Vediamo se riuscire a capire chi di loro ha dato la chiave. Tutto sta nel distinguere i normali membri dello staff della Lega da quelli al mio servizio. Riuscirete a scovarmi? Diventa uno nascondino, che bello! Un altro gioco! Sì, sì. Tu, bel team Yell, ti sosterrà con tutto il fianco e i polmoni. Ah, qui sì, è volta bandiera, ma visto abbiamo vinto, capito? Capito? Bello! Belli mercenari! Perfetto, giochiamo allora. Io mi occupo dell'ingresso dello stadio. Matti, dimmi che sei al mio stesso punto. Sì, sì, assolutamente sì, caro. Sì, non te l'ho detto perché... Sì, sì. Vabbè. Io vado verso la piazza. Bene. Tu che fai? Vieni con me? Sì. Sì, per forza. Bene, dai, uniamo le forze e andiamo alla Rose Tower. Yuhu! Ginevra c'ha una faccia contenta, quindi perché non andare con lui? Per niente depresso, tra l'altro. E pare che uno che era moda finita, moda momento all'altro. Bene, è ora di stanare gli scagnozzi di Olive. Voglio dire, i membri cattivi dello staff della Lega Pokémon. Dovrebbe essere facile riconoscerli, visto che portano tutti degli occhiali da sole, no? Vabbè. Quello dà la cattiveria a una persona, capito perché? Gli occhiali da sole danno. Ce l'hanno tutti gli occhiali da sole. Modo cazzo, mo chi è? Fra, dobbiamo trovare. Vedi che tutti hanno l'occhiale da sole, ma giallo. Con la lente gialla, mentre gli altri hanno la lente. Nera. Questo no. Nera. Aspetta, questo? Uno è impazzito. Uno se ne sa. Però mi sa che ce l'abbiamo in punti diversi, eh. Per questo sta girato verso qua. Vediamo questo girato. Devi fargli paura. Ah, c'è Olive. Sì, è lui. Ace? È lui, è lui, è lui. È lui, è lui. Oramai mi sono girato e non posso nemmeno scappare. No. L'unica qui è lottare. Arco di. Comunque era difficile, eh. Uno girato contro un muro. È sospetto, no? In realtà potrebbe volere due cazzo cose, Mew, sostanzialmente. Mew. Oh! Come Mew? Mew! Sto stronzo c'ha Mew! È Meo. Che è leggendario? Leggendario, leggendarissimo questo. Introvabile. No, l'ho shottato. E io pure. No, vabbè, no. Continua a lottare. Insomma, questa è una guardia di quelle proprio top, eh. Oh, Duran. Cazzesse roba. Dura. Durante è acciaio. Acciaio. Quindi metti lotta. Lotta. Senti, ma tu lo sai che se tu prendi due Pokémon, due Durant, li metti vicini. Ok. La leggenda narra che iniziano a cantare. Non mi dire Duran Duran. Sapevo. Era matematico. I famosi Duran Durant, no? Mi sono annichilito, sì, sì. Voglio. Okay. Sono diventato tipo Ginevra. Oh, sono morto! Ma come è morto? Quasi! Ma con cosa? Con Duran Duran! Ma scusa, ma non è super efficace la mossa di lotta? No, no, tu allora sono allora son stronzo. Eh sì, perché prima mi ci hai detto tuono, ma mi hai detto, infatti non ti capisco, sei un po' stronzo però, no, come tuono? Tuono non l'ho mai detto io. Tuono? Contro il corvo, hai detto tuono. Contro il corvo? Ma questo è Durant. Ah, perché il corvo, il tuono è forte coi volanti. Eh,
No, questo ci voleva il fuoco, ci voleva, dai. Vabbè, dai, questo era fuoco. Questo è fuoco e basta, raggio, dai. Sì, sì, questo vabbè, è fuoco. Morto, 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 comunque, morto. A posto, morto, l'ho ucciso pure io. Buono, morto, finito. L'ho ucciso, a posto, è finita. Due Pokémon, easy, finito. Traffangolo, due sti occhiali. Puh. No, no, non ti nascondere. No, caro. Mi nasconderò così? No. Ma braccatelo, no, guarda quanto è grosso quello. Ammazza, è partito come un razzo e finisce il cazzo, è tranquillo. Vuoi capire dove è andato a nascondersi ora? Vabbè, ma Matti. Dai, te lo dico subito, do start. Già, no, usi l'illecito. Eccola. Sta qua, sta qua, vieni qua, lungo la fontana, sta a parlare con i due scemi. Io sono andato in supermercato. Come hai fatto a trovarmi? Ho capito, sei l'unico stronzo che parla con qualcuno. Vabbè, dai. Ecco come hai fatto a trovare. Ho lottato un'altra volta, fra. Veramente? Sì, ma ha cambiato Pokémon, com'è possibile? È sfalsato sto gioco. Boh, vabbè, piedi questo. Come hai fatto a trovarmi? No, anche perché diglielo che è una lince. È una lince, sì. Si può dare cambiare occhiali. Oh, ma Wild lo odio io. Oh, me lo ricordo, guarda. Io ma mi ricordo questo con Poppy, ti ricordi Poppy? Ma distrutto. Excadrill. Excadrill è acciaio terra, mi sembra. Quindi acqua dovrebbe andare bene. Non è molto efficace, l'ho smezzato. Bene, bene, ho capito. Ma quanto allora, è nano se... Excadrill? Che tipo è Excadrill? Excadrill è acciaio roccia, mi pare, acciaio terra, una roba del genere. Quindi... Fai acqua. Sì. Acqua. 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 Pium! Oh, tiro mirato una mossa, ragazzi, che fa impazzire, per quanto cazzo è forte. Mamma mia. Buono. Finito? A posto, Marco. Senti, te lo dico, se questa si va a rinascondere un'altra volta, io stacco la cartuccia dalla Switch e la spacco. Certo, la spacco. No, te la magno. Me la magno. Il detto dice, per nascondere un albero, mettilo in una foresta. Hai capito? Quindi pensavo che per nascondere me stesso, mischiarmi alla gente fosse una buona idea. Ma che fa? Ma che fa? Ma si nasconde di nuovo! Oh, guarda che... Ah, dai, ragazzi, non si può vedere questa cosa, dai, su. Si nasconde. No, ragazzi, non si può. Sei rinascosto, ma devi... No, ragazzi. Appena lo si è battuto, si inzacca dentro alla colonnina del cellulare, del telefono, quello londinese. È cringe sarà probabilmente, vero? No, è vergognoso. È vergognoso. È andato via, è partito. Eccoli. Senti, raga, io devo fare tromarcio, perché se questi faccio tiro mirato, questo è derba, non gli faccio davvero niente. Dirà ancora come hai fatto, hai la vista di un breve ara. Breve ara. Breviari, non so che sarà un Pokémon, caro. No. Così vada d'intuito, stiamo giocando a... mi sembra io. E io sta gente quando la conosco. Vabbè, senti, fa una cosa. Io adesso lo batto qui. Fermati. Anzi, no, vai, fallo. Io lo batto e poi... Anzi, facciamo una cosa. Interrompiamo l'episodio qui, lo continuiamo nel prossimo, sto scontro. Va bene, Gioia, per me è quello che vuoi. Sì, facciamo così, raga, perché sennò il video viene troppo lungo. Noi ci vediamo più tardi o domani, non lo so. Sempre solo qui su Tuberanza con Pokémon Spada e Atrix con Pokémon Scudo. Ciao!